Vediamo che fa Vicenza domani col Verona. Ci abbiamo ancora 3 partite, 9 punti a disposizione. È chiaro che dobbiamo vincere. Io speravo in un colpetto di fortuna oggi, un'occasione, cioè una palla che andava a finire dentro. Però purtroppo è mancato anche oggi. Abbiamo creato tanto, bisogna ringraziare. Cioè, io sono contento di quello che ha dato i giocatori, perché hanno corso tutta la partita, hanno dato l'anima per cercare di vincerla in tutti i modi. Abbiamo lavorato proprio, o la va o la spacca, potevamo anche perdere, d'altronde devi anche rischiare qualcosa, però ci è mancato la zampata vincente, come sempre. Hai optato per una linea a trazione anteriore sin dall'inizio. Sì, rischiando sicuramente qualche cosa in più, però vedevo la squadra che ci credeva, che voleva rischiare, voleva giocarsela tutto per tutto, l'abbiamo fatto. Abbiamo avuto tantissime occasioni, quindi ci abbiamo dato anche qualità, perché bene o male la partita l'abbiamo gestita bene. Loro ci hanno messo in difficoltà solo con le palle lunghe e con diciamo, le vittorie delle seconde palle, che poi ci attaccavano alla profondità. È chiaro che potevamo anche soccombere con una palla, con una giocata del genere, però abbiamo pressato, abbiamo attaccato, abbiamo provato in tutti i modi, in ampiezza e in verticale, non è voluta entrare la palla. Tutti dentro sin dall'inizio gli uomini d'attacco, è stata la mossa della disperazione o magari in condizioni ideali avrebbe voluto questo schieramento? Ma vedi, il calcio non è fatto solo di attaccanti. Anche oggi abbiamo avuto gli stessi problemi. Questa è una squadra che comunque dà tutto in campo, gioca tanto, riesce a. Non abbiamo buttato quasi mai una palla, però poi ci manca lo stoccatore, ci manca quello che c'ha il gol facile. È una mancanza che abbiamo sempre avuto, e anche oggi, mettendo, diciamo, in campo giocatori di maggior qualità, però il gol non è arrivato. Avanti così fino alla fine comunque. Io ci tengo tantissimo a lottare tutte le partite come abbiamo fatto oggi, dando tutto quello che abbiamo, perché dobbiamo rispettare Latina, la gente, i tifosi che ci seguono, quindi non si molla niente. Sta settimana ci prepareremo ancora meglio per andare a fare una grande partita a Brescia. Poi il campo dirà il suo verdetto. Grazie. Un'ultima domanda. Tanti errori di finalizzazione anche dall'altra parte, l'Ascoli, ad esempio, che ci ha sbagliato quel gol veramente a pochi centimetri dalla porta. Ma queste azioni possono dare una spinta in più alla sua squadra, insomma, in quei minuti finali forse si poteva fare qualcosa di più. Ma guarda, sono tutti episodi, non è che loro ci hanno messo in difficoltà con il gioco, ci hanno chiuso lì e hanno fatto una giocata particolare. Era una palla lunga, una spizzata, una palla rimessa in mezzo veloce, e chiaramente potevamo anche perdere quella partita, cioè, poteva anche sicuramente far gol Cacia in quell'occasione. Il problema sono le tante occasioni che abbiamo avuto noi che non abbiamo fatto gol. Grazie.